dobbiamo stracciare un po' il piriforme a luna di notte. Domani dobbiamo incontrare alle 10 Philippe, alle 10 e un quarto Ronnie, alle 10 e 45 Bentornati amici sportivi. Bentornati ragazzi sul mio canale. Era da tanto, circa un mesetto, che non postavo nulla. Apriamo le danze con questo vlog all'Arnold. Ragazzi, io sono gasatissimo, che ancora adesso nel rivedere alcuni clip ho veramente i brividi, perché ho avuto l'occasione di vedere tantissimi atleti, di vedere una competizione come l'Arnold dal vivo, e io veramente volevo piangere ad ogni singola esibizione. Non vi voglio spoilerare nulla, ok? Guardatevi il video fino in fondo, come sempre supportatemi, e spero soprattutto che questo vlog vi faccia un po' trasmettere quello che io stesso sono riuscito a percepire poi dal vivo. Grazie ancora una volta e buona visione. Allora ragazzi, siamo qui a colazione con fuori, no beh qua voi non potete vederlo, ma siamo vicino all'aeroporto. Ci hanno portato il tè con tanto di latte, il latte siamo intolleranti, non lo berremo, e poi dopo una, mi sono già ascoltato. Spoiler, Ronnie non è più venuto, ok? Purtroppo abbiamo aspettato 3 ore per niente, e siccome tutti gli atleti erano scaglionati, insomma, nei vari stand con orari ben precisi, mi ha mandato a puttane tutta la giornata. Quindi grazie Ronnie, lightweight baby! Però poi sono riuscito a beccarlo comunque in una seconda occasione. Però ecco, qui è stata un po' la pecca dell'organizzazione stessa, che non hanno saputo ben giostrare i vari atleti. Niente ragazzi, Ronnie Coleman doveva essere lo stand panato dalle 10 alle 11.30, sono le 12, ci hanno detto che è da Yangla, quindi niente, abbiamo perso 2 ore. Qui allo stand panata, vogliamo provare qualche macchinario, panata sempre qualità, proviamo un loro, tanto per cambiare. Con la maniglia stessa possiamo regolarci sia se portarlo sul fianco o addirittura allontanarlo e quindi spostare il focus da parte bassa a parte alta. Molto molto bello. Ah, dai, è la terza volta. Ma infatti, terza volta ormai ti sei abituato. È che ora, cioè quest'anno non sono venuti 3-4 atleti. È stato comunque impegnativo, dai, alla fine portarti anche a livello proprio di preparazione, come sempre. Sì, ma il discorso è che il 2023 è stato molto duro per me, perché anche per cose personali non sono riuscito mai a prepararmi bene. Sei impegnato più di testa, diciamo, più problemi personali. Sì. Okay. E al Mister Olimpia poi sono arrivato, al mio sesto Mister Olimpia, sono arrivato quinto l'anno scorso. L'ho visto, visto. Quindi ho avuto un po' una caduta. Però all'anno classico USA sono arrivato secondo, qua sono arrivato primo, mi sono qualificato. Grande. Adesso volevo fare anche il Toronto Pro, ma in effetti non ce la faccio, perché voglio fare Fra quanto tempo sarebbe il Toronto? Sarebbe fra 3 mesi. Farò 3 mesi di bulk. Ok, ok, ok. E 3 mesi pieni, forse insomma anche 14 settimane se ci stanno, invece di cut, perché voglio arrivarci piano piano e entrare sempre più in condizione man mano. Io ti auguro il meglio, grazie per la chiacchierata, per la foto, per come sempre l'impegno che porti anche dalla nostra bandiera, ok? E complimenti ancora per la gara. Grazie. Grande, grande, bello. Allora abbiamo una poke greca con feta, yogurt greco, pollo e sotto verdure. Allora ragazzi,
ragazzi, qui dovete un attimo entrare nei miei panni, perché io non è che sono questo gran fan di Sam Sulek, nonostante comunque tutti ormai lo conosciamo e lo seguiamo. Però io poco prima di prendere i biglietti avevo guardato sul sito, e per poter fare una foto con Sam, così come anche Jay Cutler e Ronnie, in un momento particolare bisognava pagare circa 80 euro, 70 sterline. Ovviamente non li avrei mai spesi, cioè li avrei spesi per un Ronnie o per un Jay Cutler, non per Sam. Ma la bellezza del multiverso mi ha permesso di beccarlo in due occasioni diverse, con una coda neanche troppo lunga, e sono riuscito comunque a strapparmi una foto con lui e una chiacchierata di pochissimi minuti. Però questa cosa qui vorrei un po' riportarla e farvela riflettere, cioè vedere molti atleti che si dedicavano a voi senza farvi pagare nulla, come magari Philippe, come magari tanti altri, Kevin LeBron, e un Sam che per avere una foto con tanto di autografo vi chiedeva 80 euro per la foto e 80 euro per l'autografo. Io ovviamente sono riuscito a fare tutto questo gratis, quindi culo a chi ha pagato, e insomma non me ne voglia. Notare ragazzi che questa è la coda per Ronnie, quella invece è per i Trent Twins, che durerà almeno 3 ore. 3 ore di coda, follia, follia. Ronnie, from Italy, from Italy. Ci siamo ragazzi, a breve la gara definitiva per gli Open. The only question left is fans here in Birmingham. Are you ready? You're not ready. Are you ready? But anyway, it's great to be here. And it is great to have the Arnold Classic in England. Bellissimo. Guardate che graficità. Wow. Ho i brividi. Da 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 da. Gara conclusa, purtroppo ha vinto nuovamente Adi. Perché dico purtroppo? Perché Samson era a casa sua e tutti noi un po' forse avremmo sperato che sarebbe arrivato primo, però nel senso è stata veramente una gara emozionante, super super bella da vivere sia come spettatore, immagino poi anche per voi che avete visto e seguito un po' la gara da casa. Beh, adesso vi lascio al secondo giorno con la mia buonissima English breakfast. Una banana. Una mela, degli scramble eggs che arriveranno, miele, poi qui hanno delle salse un po' strane, questa è una barbecue, molto forte, abbastanza forte, hanno il ketchup per la mattina, probabilmente porteranno anche dei fagioli, salsiccia. Allora abbiamo i nostri fagioli col ketchup, qui sono col ketchup, scramble eggs, ok? Salsiccia e bacon. È la tipica English breakfast e del pane tostato. Let's go. Ieri ero indeciso se prendermi qualche souvenir dallo stand di Arnold, però oggi è tutto scontato alla metà. Ho preso una maglia classica con Arnold e una spilletta come ricordo. Oh, costava tutto alla metà. Mi ha tolto l'indecisione. Alla fine queste sono magliette che probabilmente non indosserò mai, ma saranno un bel ricordo. Ora c'è Philippe che si sta allenando con Bob. Mamma mia, spettacolo! Allora ragazzi,
ragazzi, piccola premessa, adesso a breve vedrete appunto una parentesi su Panatta. Io non collaboro con loro, ma devo ringraziare tutto il team Panatta perché sono stati gentili e cordiali, mi hanno fatto provare i vari macchinari, mi hanno comunque illustrato alcune novità e mi hanno anche permesso di incontrare Philippe. Quindi io ringrazio ancora tutto il team Panatta, anche perché comunque ribadisco nuovamente, non ci collaboro. Vi giuro che non collaboro con Panatta. Poi se non ci volete credere, cioè, sembra sempre una marchetta, poi se anche lo fosse, no, no ragazzi, seriamente, mi hanno omaggiato con maglietta, cappellino, asciugamano, io realmente non ci lavoro, anzi, tutti noi sappiamo che Panatta ha attrezzatura top, quindi se mai dovessi collaborare mi vedrete con un video proprio a parte. Codice sconto, no, non ce l'ho ragazzi. Normalmente le macchine più richieste sono la Lead Special, la Freeway Special, in generale. Poi lì ci sono le nuove Multipress, Horizontal Multipress, sono le macchine un po' più innovative. Qual è un qualcosa che vi rende fieri e orgogliosi a voi che lavorate in Panatta e voi che portate Panatta un po' fuori a livello anche internazionale? Ma guarda, ci rende orgogliosi sapere che le persone che vanno in palestra preferiscono i nostri macchinari rispetto a chi... E la sensazione che provano con i nostri macchinari non li provo con nessun'altra macchina, con nessun'altra azienda. Quindi portare fitness, bodybuilding made in Italy in tutto il mondo, perché oggi l'azienda è un brand internazionale e quindi questo ci rende molto orgogliosi. Poi complimenti per gli ospiti quest'anno che avevate e poi per essere stati anche sponsor dell'Arnold, quindi sì. Non penso sia stato facile. No. Considerate che questo è il primo anno, abbiamo un anno. Accordo triennale, quindi e ogni anno spero che faremo sempre di più. Io dal mio punto di vista commerciale sono molto soddisfatto perché abbiamo due grandi stand, abbiamo più di 100 macchine vendute ancora prima di presentarle. Ecco, per chi non lo sapesse, qua in UK abbiamo due stand di Panatta, ok? Questo è uno, poi l'altro ve lo mostreremo più là. E comunque complimenti perché insomma io da italiano sono sempre contento di venire qui e insomma provare qualche macchina nuova. Il mercato inglese si sta rispondendo molto molto bene. Okay. Sì, sono molti clienti che appassionati che provando i macchinari rimangono proprio stupiti di tutte le caratteristiche che noi abbiamo rispetto agli altri. E proprio ci chiedono dove posso allenarmi, ragazzi come te, perfetto, ma i titolari una volta che ci hanno approcciato iniziano a vedere quali macchine prendere. Alcune macchine si innamorano a prima vista. Ma poi dalla Special, come dicevamo, che è la linea top, ma quest'anno stiamo presentando anche 5 macchine di una freeweight base, un pochino più semplice. Okay. È stata molto molto apprezzata. Sì. I ragazzi salgono, provano la macchina e sentono subito la sensazione. Beh, io vi ringrazio entrambi. Grazie per insomma le spiegazioni e per la chiacchierata. Assolutamente sì, ci saremo anche al FIBO in teoria, però. Anche al FIBO, quindi troverete. Sì, anche lì. Grazie mille. Hey man. So glad to meet you. Yeah, of course. I mean, you know, all the Italians. Hello, love you guys. With Panatta, best company, best equipment company in the world. And we're here over at the Arnold Classic UK. But look forward to meeting you guys soon at a new event, possibly very soon. Actually, I'm going to be in Rimini soon. Ah, yes, so yes. Hopefully you guys go. Ah, okay. And I get to meet all of you. Allora, qui stanno facendo le gare di CrossFit. Le guardiamo dopo. Vi porto a vedere la coda interminabile per i Trent Twins. Eccoli. E la coda è praticamente tutta questa, quasi 3 ore di coda. Ah ragazzi, ovviamente io lì mi sono concentrato principalmente sulla mia passione del bodybuilding, ma avreste trovato comunque diversi stand sul chiaramente powerlifting, lo street lifting, quindi ovviamente non è paragonabile a quella alla fiera del FIBO in Germania, ma c'era un po' di tutto, assolutamente. Sapevo che mi sarebbero tornate utili. Io ho semplicemente una colazione in corpo e un pasto che non avete visto, ma praticamente era una pita greca, poco pollo. Mi sono portato dietro 2 o 3 sample da 30 grammi l'uno di proteine hydro, quindi idrolizzate, facili da digerire, e sfrutteremo adesso quello che abbiamo per discioglierle. Si possono essere utili quando siete fuori casa piuttosto che portarvi shakeroni pronti. Vi serve solo una bottiglia d'acqua e non fare casino. Codice sconto a Hit Cardio per supportarmi. Se non lo fate, non siete delle belle persone. Come tutte le proteine. Buono.
buone. Allora, ragazzi, voi se vi ricordate nel vecchio vlog del Fibo, mi ero un po' scontrato con Kevin perché ero in coda con tutti gli altri ragazzi e all'improvviso si era stancato, probabilmente si era innervosito, non lo sapremo mai, e aveva scelto di non fare più le foto con i suoi fan. Invece questa volta l'ho rivisto completamente diverso, ha dedicato più spazi ai loro fan, mi ha tenuto anche quasi 10 minuti a chiacchierare, insomma è stato, era un'altra persona. Probabilmente io in Germania l'anno scorso l'avevo beccato in un momento no, quindi assolutamente ci può stare. Allora ragazzi, vlog concluso, io sono contentissimo di aver partecipato a una gara di questo calibro, anche perché comunque ho avuto l'occasione di incontrare tantissimi atleti che seguo quotidianamente sui social, così come anche ritrovare tante leggende che mi hanno ispirato fin da piccolo. L'unico appunto forse negativo, ma a mio punto di vista, è quello di aver visto code interminabili per tanti influencer piuttosto che per gli atleti, e questa cosa secondo me è un po' un dispiacere perché c'è un cambio di generazione che forse non è così tanto rispettoso a chi poi realmente il bodybuilding l'ha portato in alto e lo ha fatto conoscere. Ma ripeto, poi questa è la mia opinione, quindi nel caso fatemelo sapere anche voi sotto nei commenti. Come sempre lasciate un like, supportatemi, e per chi ancora non l'avesse fatto iscrivetevi al mio canale. Al prossimo, ciao ragazzi.